A titolo di completamento di quello che abbiamo detto questa mattina, riferendoci a alcune frasi fondamentali scritte da Giuseppe Mazzini esattamente un secolo e mezzo fa, se non di più, siamo nel 1850 circa, che chiarisce esattamente quali sono i nostri fini, perché i nostri fini non possono che essere quelli, i fini di una visione etica della politica, ma di una etica non succube della finanza internazionale. Della finanza internazionale. Sì, non so, sì, vabbè, ma questo, quando si parla di etica si parla sempre di lotta dei popoli contro la finanza, come soprapotere finanziario, che è quanto di più aberrante ci possa essere. Non lo diciamo solo noi, lo dicono anche le sacre scritture. Che poi le sacre scritture loro lo dicano, poi non lo facciano, è un'altra cosa. I più grandi usurai sono i preti, quindi lo sappiamo perfettamente. Però loro vanno in giro, e questa è la loro tecnica, facendo leggere delle storie in cui si vede il loro buon Gesù, il fondatore, dicono loro, della loro religione, che va nel tempio a fustigare i finanzieri. Allora, questo è il quadro generale, ma per completare abbiamo altre tre o quattro cosette che dobbiamo dire, e le vogliamo dire proprio adesso. Intanto, siccome noi abbiamo sempre di fronte a noi, nella nostra mente, un personaggio il quale ha scritto un libro col quale lui pretende di dire che noi siamo tutti stupidi, mentre lui sa tutto, perché questo personaggio è favorevole al decreto vaccinale. Allora, questo personaggio io l'ho paragonato a Chuck Norris, ecco qua, capito? Allora, leggiamo tre o quattro battute relative a Chuck Norris. Sempre in relazione a Sborioni, perché qui la relazione è Sborioni. Allora, Chuck Norris ha vinto il premio Nobel per la pace uccidendo gli altri candidati. Troppo carina. E Sborioni. Ma Sborioni è proprio, questa è la descrizione di Sborioni. Chuck Norris può camminare sulle mani di qualcun altro. Nello sguardo glaciale di Chuck Norris, ma voi dovete leggere lo sguardo glaciale di Sborioni, è imprigionato un mammut. Invece Sborioni imprigiona i virus, i batteri e i virus. Una volta Chuck Norris ha camminato a testa bassa con la testa. Chuck Norris non vuole l'erbavoglio. Da quando ha saputo che le cose più buone sono quelle che fanno più male, Chuck Norris ha deciso di diventare più buono. E questa per il momento è l'ultima, perché ovviamente voi andate in chiesa, vi leggono i versetti del Corano. Fra poco leggeranno anche i versetti del Corano. Adesso leggono i versetti della Bibbia, anzi leggono i salmi di Geremiade. Ecco, adesso leggiamo l'ultima e altre volte poi continueremo questa nostra lettura. Quando Chuck Norris guida il suo pick-up, non sono gli insetti che si spiaccicano sul parabrezza, ma è lui che li investe. Dopodiché chiama poi. Allora, per far vedere chi è questa gente, io piglio l'ultimo numero di Panorama, dove c'è, sia pure in veste satirica, il commento a un personaggio che si ritiene far parte di quella categoria di persone che hanno sempre ragione. Beh, è per dogma che c'hanno ragione per più. Esattamente, hanno sempre ragione. C'ha avuto un padre che era Dio in terra. Comunque lui, almeno, ma è la madre che era più... Vabbè, lasciamo stare per il momento. Allora, questa gente qui, come la Bonino, no? Pretendono di insegnare agli altri perché loro sono
la gente eletta. Non l'avevo letto, no, Nostra Signora degli Appelli. È tutto lì il discorso, no? Nostra Signora degli Appelli, è tutto qui, cari amici. Allora, che cosa dice Barbara Spinelli? Barbara Spinelli dice che il PD deve mettersi d'accordo con i 5 Stelle, qui. Deve votare per i 5 Stelle. È lei che se ne intende e che lei che è una dei tanti, di quelle teste d'uovo. Dei savi. Che comandano nel mondo. Dopodiché ve l'abbiamo fatto vedere, noi siamo contro queste persone. Queste persone nominate dall'alto, e noi sappiamo qual è l'alto, che pretendono di dettare. Come la Bonino. E appunto, lei e altri. È della stessa razza. Che pretendono di dettare le loro opinioni agli altri, perché gli altri sono tutti stupidi, sono le persone che noi combattiamo. Lo vediamo a far vedere qui e siamo a posto. Ma non è tutto, perché questo che cosa ha scritto? Il popolo si ribella, ma contro chi? Contro sta gente qui. Hanno trovato il modo di recuperarla, ma insomma, eccola lì qui. Ma prima o poi muore anche lei. Sì. Oddio, è anche troppo giovane ancora, speriamo che gli venga una malattia. No, ma gli è venuta. Lo sai che c'ha avuto un tumore, sì. No, non lo sapevo. Si è curata giustamente con la chemioterapia, immagino. Sì. E quindi accelererà i suoi tempi. Certo, prima o poi arriva, non ti preoccupare. Ecco dove. Anche lei è stata delusa. Sta qua, la mente per quel motivo lì. Ah, ecco, ho capito. È stata delusa anche lei. Va bene? Facciamo vedere un'altra notizia. Vaccinatevi. È bella pure quest'altra notizia qua. Chi è che vuole il vaccino universale? Eccolo qui. Google finanzia il vaccino totale anti-influenza. Allora, io voglio ricordare che questa tendenza non è nuova, perché nel Medioevo e fino al Rinascimento inoltrato c'era un prodotto terapeutico che si chiamava teriaca. Teriaca? Teriaca. La teriaca. Mai sentito? Oh, cavolo. Vabbè. Giuro. La teriaca era composta da un centinaio di sostanze che venivano fatte bollire dagli speciali alchimici, dagli speciali, e ci mettevano dentro rospi, ranocchi, serpenti, ranocchie e ogni sorta di queste cose. Ogni anno c'era una manifestazione che era, c'era il pentolone che bolliva questa roba, che bolliva esattamente in questi pentoloni grandi così, che erano per esempio dei mortai grandi così in pietra. E c'erano, ad esempio, c'è la memoria della tradizione di Faenza, dove a Faenza ogni anno, alla presenza delle autorità pubbliche, c'erano i girovaghi. No, a Faenza. Sì, qui non sono girovaghi, quelli erano. Sì. C'era anche la centralità dell'organizzazione dei girovaghi, comunque, dei circhi dei girovaghi. Non è comunque questo, perché è un'altra cosa. No, quindi allora, è stato un centro, dicevo, importante per vari aspetti. Ah, vabbè, immagino, e Firenze è sempre stata grande. Oltre per la ceramica Fermiani. Appunto, e quindi, appunto. Oltretutto. Allora, è quello che è la cosa più importante, è quella. Allora, in questi giorni, che erano i giorni di primavera, e tutti gli speciali, che saranno stati una diecina nella cittadina, si mettevano all'esterno e a produrre questa teriaca o teriaca, alcuni la chiamano teriaca, dove, come dicevo, ci mettevano di tutto, erbe, funghi, quello che si avevano qualche funzione medicamentosa o psicologica. Però la tendenza proprio è di questo tipo. Comunque è una tendenza che va sul magico, non è che va sullo scientifico, che ne pensi la Lorenzina, perché la Lorenzina ha la mentalità della teriaca. Allora, che è questa qui, è la stessa,
troveranno il modo di schiaffare dentro. Voi sapete che il vaccino anti-influenzale dovrebbe coinvolgere una infinità di miriadi di ceppi virali, certo, che non avranno mai, che non riusciranno mai a avere. No, perché sono mutanti, quindi... Appunto, non riusciranno mai a averle, e avremo sempre un'alta percentuale di persone che, pur avendo fatto il vaccino, si beccano... No, più facilmente, perché avendo abbassato il livello immunitario... Esattamente. Ovviamente sono più aggredibili da ceppi forti. Esattamente, e questo è quello il punto. Con questo io vorrei chiudere con una piccola lettura di un altro concetto, perché noi siamo sempre stati favorevoli... Ad esempio, a questo, ad esempio, lavoro minimo garantito, questo è molto più serio e molto più onesto che dire diritto di cittadinanza ad avere un reddito, che non significa assolutamente niente. Invece un lavoro minimo garantito è ben altra cosa. E per concludere, in modo tale da far capire come la pensiamo, perché noi siamo seguaci della sociologia dei processi culturali, è in questa ottica che bisogna seguire le evoluzioni del pensiero e della società, perché il pensiero è intimamente connesso con la socialità, perché la razza umana è pensiero, ecco. Allora, non può far nulla la razza umana se tutto ciò non coincide con l'evoluzione culturale. Chiudiamo con questi concetti che prendiamo da questo libro. Mulino. In questo senso possiamo concepire il processo culturale come un'estensione o una sottocategoria di un'assai più generale relazione di adattamento, nella quale intervengono da un lato tutti gli organismi viventi, e dall'altro, all'estremo opposto dell'evoluzione biologico-culturale, dei meccanismi di autoregolazione fabbricati dall'uomo. In breve, un rapporto avviato da tutti i sistemi aperti, cioè da quei sistemi che non possono sopravvivere senza una quale entrata d'energia, che noi chiamiamo energia, ma potremmo interpretare anche come entrata di pensiero, perché il pensiero è energia, ha funzione energizzante. E o di informazione proveniente dall'universo che sta al di là dei loro confini. Secondo Piaget, questo processo di adattamento, necessariamente avviato dal ciclo vitale del sistema aperto, consisterebbe in un duplice rapporto di assimilazione e di accomodamento. Vedete come sono importanti graduali, spostamenti graduali. Assimilazione e accomodamento. Il primo rapporto è l'aspetto rivolto verso l'esterno dell'adattamento. In esso vari elementi dell'ambiente vengono assimilati dal soggetto. Ora, questi concetti sono importantissimi, anche perché noi sappiamo perfettamente che il numero dei virus che circondano il corpo umano è nettamente superiore, ma di molto, delle intere cellule che costituiscono il corpo stesso. Che significa? Che noi non siamo una unità soltanto avulsa dalla natura, ma la vita permea sistematicamente tutto l'universo. L'universo è vita. Tu vuoi forzare, maledetta Lorenzin, vuoi forzare una legge così naturale, profondamente radicale, naturale, imponendo il vaccino, già il vaccino in se stesso, cioè io capirei. C'è un'emergenza epidemica, ai tempi di Jenner, dove obiettivamente esisteva il rischio della malattia, ma sappiamo che questo rischio non c'è più. Quindi oggi tu vuoi creare, come dire, un muro che separa
l'uomo, cioè l'uomo in se stesso, qualora vada bene, dall'ambiente circostante che è composto di batteri e virus. Quindi tu vai contro la vita e la natura, come dice qui. Ecco, allora. Dunque, il primo rapporto è l'aspetto rivolto verso l'esterno dell'adattamento. In esso vari elementi dell'ambiente vengono assimilati dal soggetto in un'assimilazione di tipo energetico o informativo o di ambedue i casi. Guarda com'è chiaro, di tipo assimilazione energetica oppure informativo, perché l'informazione è energia. Io posso assimilare energia mangiando, ad esempio, ma c'ho anche un'assimilazione informativa grazie all'informazione che mi arriva. Il secondo rapporto è l'aspetto rivolto verso l'interno della stessa relazione. La struttura interna del sistema stesso deve sottostare a modificazioni costanti richieste dalla prosecuzione dello scambio con l'ambiente. È di una chiarezza estrema questo. Noi comunque siamo sottoposti ad una serie di modificazioni interne, spirituali, mentali, logiche, conoscitive, storiograficamente definite, eccetera, in quanto siamo in comunicazione con l'esterno. Il sistema vaccinale non solo in questo in relazione diciamo, confronto, di collaborazione, confronto e risonanza continua. Allora, il decreto infame di questa ultracattolica personaggio è proprio finalizzato a bloccare la comunicazione, perché nel momento in cui, qualora andasse bene, cioè qualora tu con i vaccini bloccassi la possibilità di avere questo scambio, già isoli l'uomo dall'ambiente circostante. Ci vuol poco a capirlo, c'è scritto qui. La struttura interna del sistema stesso deve sottostare a modificazioni costanti richieste dalla prosecuzione dello scambio con l'ambiente. L'adattamento si realizza se e soltanto se assimilazione e accomodamento si equilibrano reciprocamente. O meglio ancora, l'adattamento è il bilanciarsi di assimilazione e di accomodamento. E di contaminazione. Esattamente. Dopodiché abbiamo, per il momento, abbiamo chiuso col permesso di Sborioni. Devo sempre chiedere il permesso a Sborioni. Però se Sborioni il permesso non ce lo dà, noi chi gli mandiamo? Chuck Norris. Lo mandiamo a visitare i suoi grandi laboratori di analisi, che lui dice che è il più grande laboratorista di questo mondo. Gli mandiamo Chuck Norris. Io dico, no, stavo pensando qualche giorno fa, a proposito per esempio della Glaxo, no? Che c'ha lì 2000 impiegati a Siena, no? Occupati, dicono, sì. Poi se è vero o no, non lo so. Della ex... Ma invece di mettere 2000 persone di livello operaio a fare, a produrre, diciamo, in maniera granghignolesca proprio, no? Sì. Cioè proprio maramaldesca, sì. Diciamo, cioè a livello basso, no? E produrre in serie dei prodotti, ma non era meglio mettere 200 laureati in farmaceutica o in chimica a fare ricerca vera in questi e quello, è quello gran, era quello è un disegno etico dell'impresa, certo. e della finanziamento da parte dello Stato, certo. Ti metto lì 2000 ricercatori che trovano, certo. Altre soluzioni, quello altre... che era la sclavo. La sclavo è stata... Esattamente. La sclavo. E invece no, adesso mettono 2000 operai di, sì. Livello culturale zero, certo. A produrre in serie delle cose che fanno male. Certo. La sclavo era una punta di diamante della cultura medica, sanitaria e farmaceutica italiana. È stata prima privatizzata, venduta alla Ciba Geigy, e la Ciba Geigy l'ha venduta alla Glaxo. Questo è quanto. Tant'è vero che, lo ripeto per l'ennesima volta, io ero presente all'assemblea della farmindustria quell'anno, che io adesso non mi ricordo, in cui il ministro Donat Cattin della Sanità accusò il presidente della farmindustria di avere svenduto un bene, gioiello di famiglia italiano, dello Stato italiano, a sua insaputa. Bene.
Con questo sempre so long. Esattamente. E laudetur semper, il grandio Priapus. Priapus.